Ciao ragazzi e bentornati sul nostro canale. Oggi siamo alla quinta puntata di Shadow Fight e siamo più vicini all'Insa, al boss finale dell'atto 1. Nella precedente puntata siamo andati a sbloccare queste armi magnifiche che per ogni direzione hanno qualcosa di suo, perché stiamo per andare ad sbloccare l'arma più forte dell'atto 1, ovvero i pugnali che fanno ben 260 di danno, qualcosa del genere. Comunque fanno un danno massimo per questo atto 1. Però sono come i coltelli, ragazzi. Hanno le stesse mosse dei coltelli e quindi hanno degli attacchi limitati. Ecco, non mi veniva il termine. Invece, ragazzi, guardate. Cioè, sopra è una cosa, sotto è un'altra. Faccio così, guardate. Faccio così, è tutta un'altra cosa. Nella prossima puntata andiamo a finire l'atto 1, così da poi incominciare l'atto 2, che penso sia il mio atto preferito con Eremita. Però ci arriviamo dopo. Andiamo ad acquistare i pugnali. Ci siamo? No, acquisto. Il tuo ordine sarà pronto tra... Ma no, adesso devo aspettare 5 minuti. Ragazzi, sti grandi cavoli. A me il video serve subito, quindi sì. Poi non è finita qua. Vorrei andarmi anche. No. Puoi farti rimborsare 930? No, non lo faccio. Oddio, devo aspettare 5 minuti. Ma che palle, dai, ma perché? Perché? Perché queste cose? Cioè, ma non ce l'ho neanche i soldi. Vabbè, a sto punto andiamoci a comprare pure questo. Elmo chiuso. Acquista. E andiamo ad aspettare. Ci vediamo Mi sono dopo. potenziato al massimo e siamo pronti, ragazzi, per andare, penso, oggi a finire il torneo. Perché poi per la prossima puntata voglio solo affrontare il Linz. Andremo a fare sopravvivenza. Penso che lo andrò a completare tutto perché sarà super facile. E andremo ad affrontare l'ultima guardia del corpo del Linz. Via il dente, via il dolore. Andiamo ad affrontare prima la guardia del corpo. Dandy, onore e tradizione? Ah ah, l'ordine è solo un gioco per me, un piccolo divertimento, un modo per affinare le mie notevoli doti con la spada, che ora sarò lieto di mostrarti. Bene. Questo ha fatto una bella descrizione, a posto di farsi il fregno dice: oh, fammi vedere quello che so fare, guarda che ti distruggo, Dandy. Bel nome. Quello di amici, raga, Daddy si chiama? Vabbè, lasciamo perdere. Ah, eccole qua. Vieni qua, ti spacco tutto. Boom! Mamma mia, quanto danno che fanno i pugnali! Vabbè, però io sono ancora legato alle altre armi, ragazzi. Scusate, non le avevo mai sbloccate in tutta la mia vita perché non ci avevo mai giocato seriamente a questo gioco. L'ho finito, però, senza tralasciando punti, mi sta. Ecco perché non mi piace per niente, ragazzi, per queste i pugnali. Perché è uguale ai coltelli, cioè, c'ha poche cose. Aia. Per esempio, le spade, ragazzi, quelle che ha lui, le andremo a sbloccare nell'atto 2, penso. O nell'atto 3, non lo so. Però, cioè, vabbè. Ok, che è facile, però dovremmo essere molto agili. Mamma mia. Boom, mamma mia. Aia. Però i Linz sono sempre particolari, anche se sono facili, comunque ragazzi, sono sempre più complicate delle modalità normali, quindi sopravvivenza, torneo, duello, perché è proprio, si va avanti con la storia con i Linz. I tornei sono una cosa per allenarsi, per farmare monete. Cose secondarie, il Linz è la vera cosa da affrontare e noi l'abbiamo sconfitto. Bestia solitaria. Ok, ora siamo contro il Linz. Mi sono annoiato di questa vita dell'ordine. Vorrei tornare al mio posto, al mio trono di potere. Ma non credere che sia facile battere il Linz. Non fallirà. Linz ha accettato la tua sfida. Ragazzi, sono tanto tentato di andarlo ad affrontare. Però siamo qua per completare il torneo e per andare a finire definitivamente la modalità sopravvivenza. Andiamo. Sarà un vero delirio, penso. Siamo ancora contro Ribaldo ancora. Io tra l'altro questo ragazzi l'ho affrontato. Non so se in registrazione o non in registrazione. Penso comunque di sì perché avevamo le stesse armi di lui. Sì, me lo ricordo. Yes. Vieni qua che ti spaniccio tutto.
Mamma mia, ragazzi, quanto faccio danno. Faccio solo che male. Guardate i pugnali. Morto. Aia. Questo danno non ci voleva. Aia, che male. Posso finirlo in modo spettacolare? Ah, guardate, ragazzi. L'ho preso finalmente. Calcio frontale, via, in mezzo alle gambe, ai testicoli, proprio dovunque, ragazzi. Però faccio solo che male. Andremo molto veloce a questi combattimenti, penso che taglierò anche perché sarà inutile. Andremo ad affrontare solo i momenti salienti. Vabbè, però. Boom. Però, amico mio, stai con i coltelli, tu. Che cosa... Ma no. Cioè, i coltelli super potenziati pure, cussù. Easy. Vabbè, però. Molto easy, ragazzi, veramente. No, vellutata? È lei. È lei, è lei. Mannaggia, guarda. Ah, io c'ho un certo rancore verso di te. Se vi siete persi la puntata, ve la lascio qui in alto. Guardate, mi sta spanicciando. Modalità facile, questa. Mario nell'atto primo più bastardo di sempre, ragazzi. Guardate. Cioè, la rincontro sempre. Si fa sempre più bastarda ogni volta che la incontro. Guardate, in modalità facile mi ha spanicciato. E meno male che faccio danno, perché è brava. Forse è brava. È proprio brava di suo. Non so se i personaggi cambiano, ragazzi, non mi ricordo. Veramente, non mi ricordo niente. Beh, comunque l'ho spanicciata, vellutata. Vai a casa, non mi riaffronterai più. Adios! Ok. Si chiude in difficile. Ma no, siamo ancora alla fase 23. Guarda, quante fasi sono, ragazzi? Oddio mio. Ah, quanto danno! Ancora Ribaldo, tra l'altro, ragazzi. Pensavo di... Ancora lui, cioè... In teoria, ragazzi, dovremmo potenziarci per affrontarli in modalità normale. Però so facile, alla fine l'ho smasterati, ragazzi. L'ho masterata la modalità difficile, pensavo di essere più scarso, invece... A quanto pare no, e ora perdo, di brutto. Ah, quanto danno che fanno quelle armi là, ragazzi. Mi sta spanicciando. Però devo parare di più, ragazzi. Sto sbagliando io. Ok, concentriamoci. Sì, però se non mi pari, amico mio. Ecco qua. No. Vabbè, quanto danno. Sì, vabbè. Scam, ragazzi, dai. Quanto danno fai? No, vattene via, assolutamente. Non mi prendere più. No. Non voglio andare in un terzo round. Oddio. Yes. Ho rischiato. 1024. Che modalità è... Impossibile! Ma che cavolo? Ma dai, no! Addirittura è impossibile! Poi dobbiamo andarci a potenziare ovviamente questo. Però lo farò subito perché mi serve il video. Potenziamoci tutto. Così rimaniamo proprio a secco. Tanto le monete, ragazzi, poi farmeremo pure le monete. Ci sarà un metodo pure per quello. State tranquilli. Ci siamo... Ok, com'è adesso il torneo? Ho paura di andarlo a scoprire. Ma raga, ma che cavolo state... Cioè io non ci posso credere, cioè non me lo ricordavo la fine così tanto difficile. Ragazzi, dobbiamo andare ad affrontare modalità estrema. Contro demonio in modalità estrema. So già che non andrà a finire bene. Però faccio un tentativo, ragazzi. Poi nel caso vedo che fare.
Aia, che male. Non mi... No, ragazzi, non gli faccio niente. I pugnali gli fanno qualcosa, almeno. Il punto, ragazzi, è che dobbiamo sparare e basta. E basta. Se veniamo colpiti, è la fine. Guardate i calci quanto fanno. Se non ci possono colpire, soprattutto con le armi. Dobbiamo stare molto attenti. Ai... ecco, quello che dicevo, appunto. No. Via, 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 via. Ok. Dai, ci siamo. Devo scappare, devo scappare. Ok, mamma mia. Qua ci sta un bello slow motion. Yes, yes, yes. Ok, stiamo concentrati. Ci sono ancora... C'è ancora un altro round. Il segreto, ragazzi, è parare a bestia. Lui si intietreggia, noi intietreggiamo ancora di più. Aia. Vabbè. Posso fare un danno critico perché c'ho l'abilità. Però non gli fa niente il danno critico. Dai. Madonna, scappa, scappa. Però non sto... Si sta parando pure lui a sta botta, no? Meno male, meno male. Oddio, 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 ragazzi. Guarda, m'ha spostato. Ok. No, no, no. Vai, scappa, 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 scappa. Scappa. Ok. Ah, merda. Con un colpo, ragazzi, mi può togliere tutta la vita. Dobbiamo starci attenti. Siamo pure in vantaggio. Devo scappare, scappo qua. Ok. Ma tipo, vuoi scappare, mannaggia? No, guarda. Mo mi sta attaccando. Vabbè, mamma mia. Devo attaccare un po', però, se no qua. Ok. Cerco di fare tutto il danno possibile. Madonna, quanto danno che mi ha fatto. Ci manca un tocco. Dai, 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 dai. No. No, 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 non mi fa scherzi, eh? Ok. Mamma mia, che fatica! Ho vinto il torneo. Combattente estremo. Ah, era proprio da affrontare in modalità estrema, secondo me, ragazzi. Che fatica, però siamo alla fine. Abbiamo affrontato tutto, abbiamo completato il torneo. E ora andiamo finalmente a completare la modalità sopravvivenza, ragazzi. Emozionato. Non sarà difficile finirla, ragazzi, perché se abbiamo... Vabbè, abbiamo sconfitto uno in modalità estrema, ce la possiamo fare. Il segreto è non prendere danno. Qua ci sta tutto perché, appunto, è modalità sopravvivenza. Purtroppo, ragazzi, non posso anche tagliare molto, perché se no pensate che l'abbia rigiocato. E per cui, ragazzi, penso che taglierò un po' le parti iniziali, ovvero del torneo. Aia, però il danno me lo doveva fare, sto stronzo. Che cosa vuoi fare tu con queste armi? Neanche ce l'ha le armi, ragazzi, tra l'altro. Comunque l'atto primo, ragazzi... Per dare inizio a tutta Shadow Fight 2, o in questo caso, è qualcosa di spettacolare, veramente. Io ho dei ricordi fantastici. Lei, seriamente, come round 9? Lo fate apposta a farmi incavolare, allora. Non penso sia velutata, però, la sorella, penso, perché è sempre stata stronza. Di solito le ragazze proprio con questo tipo di armi sono sempre stronze e mi possono sconfiggere pure. Però ti ho tolto le armi, mia cara, e quindi sei innocuo adesso. Abbiamo finito? Round 10, penso sia l'ultimo, ragazzi. Penso sia l'ultimo. Mi dispiace, amico mio. Sta venendo in dubbio se si va in extremis, ragazzi, però non penso. Si va in extremis, GG, abbiamo fatto il record.
Aia, che mole. Cavolo, non mi sono accorto che c'ho. Oddio, ho la vita bassissima, ragazzi. Mi sa che non ce la faccio. Oddio mio. No, ragazzi, mi sono appena reso conto che c'ho la vita bassissima. Madonna. Ma. Dimmi che abbiamo finito. Sì. Sì, ragazzi. Abbiamo completato pure la modalità sopravvivenza. Proprio all'extremis. Abbiamo finito tutto quello che potevamo finire. Torneo. Duello, vabbè. Linz e ci siamo andati a sbloccare tutto. Spero che il video vi sia piaciuto. Noi ci vediamo, ragazzi, venerdì prossimo per andare ad affrontare il Linz e completare definitivamente l'atto 1. Non vedete l'ora? Neanch'io. Un saluto a tutti, alla prossima, ragazzi, e boom!